Bella ragazzi, bella a tutti. Oggi torniamo con i giochi del passato, col retro gaming e raccoglierò un guanto di sfida lanciatomi dai ragazzi di Agorà del forum NGI. Oggi giocherò per la prima volta. La storia gira intorno a Ryo Hayabusa, è un ninja che deve vendicare la morte del padre. Va in America e cerca di vendicare la morte del padre. Il gioco è diviso in livelli. Ogni fine livello c'è un boss, come nelle migliori famiglie videoludiche. Vabbè, qua adesso è regalata i tizi con ammazzata baseball e il casco. Attenzione, che cos'è questo schifo? Vabbè. Ecco qua, perfetto. Vabbè, fino adesso è regalata, dai. Ecco fatto. Fabrizio, non devi parlare. Ste bestie immonde. Oh, attenzione! Attenzione! Sì, vabbè, oh, porco. Vabbè, giocate. Cioè, non lo so, sembrate idrofobi, porco due. Sì, attenzione, sono entrato in un loop. Affanculo. Oh, attenzione il boss. È regalata questa, te lo dico subito. In scioltezza. Vabbè, ho già capito la dinamica del boss. Aspetto che mi viene sotto. Ecco qua, vedi? Sei girato, mortacci sua. Va via con sta cazzo di mannaia. Attenzione, l'ultima botta e porta a casa il risultato, ragazzi. Primo boss di Ninja Gaiden tirato per l'aria. Sono troppo forte. Ha fatto pure il salto mortale. Allora, secondo livello, vediamo fino a che punto arrivo prima di sbroccare completamente. Saliamo piattaforma in piattaforma. Ma perché c'è... eccoci qui. Perché ci stanno i tizi con i guantoni da box in giro? I capelli afro, tra l'altro. Stereotipo assolutamente. Vabbè. Sì. Oh, ma quanti ne siete, oh? Ma che se passa a sparire così come i matti, oh? Cioè, vabbè, mo tu spari pure. Mamma mia, ma chi so? Te, ecco, hai visto come sei pieno di schiaffi fatti bene? Ecco qua. Sì, sì, sì. Potete tranquillamente farvi beffa del sottoscritto. Attenzione che sto morendo di nuovo. Invece no. Ci tu guarda quando rifiati. Mi serve un po' di energia però, eh. Ok, lo shuriken. Mo. Ok, scendiamo. Piano piano. Ok, scendiamo piano piano. Eccoci qua. Ah, grande. Che bucio. Che bucio. Attenzione. Andate via, per cortesia andate via. Ma non vedi quanto so forte? Eccoci qua. Cazzarola. Non vedo soddisfazioni, non sbrocco ancora. Perché vedo che il gioco è troppo facile per me. Mi hai regalato, cioè... è robetta, capito? Cioè, ma che è? Che mi avete dato un gioco troppo facile, mi avete dato, su. Mamma mia, vabbè, quello perché sono un idiota, allora devo fare il matto. Questo lancia spade di fuoco, lancia questo. Non me... Eccala, game over, mo. Oh.
quando ho chiesto datemi un gioco, il gioco più difficile, mi sono stati suggeriti due giochi. Uno era questo, l'altro era Robocop 2 che giocherò quanto prima, e un altro, porco, attenzione che cosa sto facendo, mamma mia, con colpo no, santo Dio raga, ma lasciatemi perdere, porco. A parte, uno va in giro così come i matti, boss. Sì, Fabri. No, Fabri, tranquillo. Sì, Fabri. E rimango qua. Eccoci qua. Sì. No, no. Non ridete. Potete cominciare a ride. Sì. Aspetta, che c'è pure la quinta volta che... Vabbè, questi sono giocatori di football, santo Dio, ma come fai, dai? Ecco. Sì, un'altra botta gentilmente, perché sai, una un po' poca. Ah, questa qui dovrebbe essere quella regalata. Sì, hai visto quanto? Sì, vai, ancora. Oh, al bacio proprio. Quella regalata, sempre perché io tendo a non sottovalutare le cose, non lo faccio mai proprio io. Ma certo che sottovaluto tutte e tutti, sono più forte, sono mandannate. Dai, su. Guardarbo. Vabbè, ho capito, raga, vi voglio bene, ma... Cioè... Cristo santo, Cristo santo. Domani che è San Gottardo. Ogni volta che mi ammazzano, parlo con un santo, eh. Ma sarai bastardo. Oh, vorrei solo arrivare al boss, sai com'è? Ecco, mo che gli racconto. Mannaggia la miseria. Ah, beh, visto, perché ho capito. Perché ho capito, vedi? Mandonnate, dove andate? Vedete, consigli, vi ho chiesto giochi. Guarda fa lo stronzo. No, vi ho chiesto giochi difficili, ragazzi. Questa è regalata. È regalata questa. Dai, Gesù. Mamma mia, 20 centimetri. L'obiettivo ad era... Sì, è l'obiettivo. È che mo te spacco il muso. Ecco qual è l'obiettivo. Ma sarà l'infame. E... Mia amica mi farà incontrare il boss. Ah. Ma che c'è? Il bazooka questo? Calla. Ma che siamo pazzi? Ma mi ha spawnato questo? No, vabbè, raga, non siete normali però voi, eh. Te. Ma dai, taglio le aquile al volo, ma come mi chiamano? So, Gemon, che c'ho la katana de fuoco. Attenzione che mi sto in pappagallina un'altra volta. No. Lo sapevo. Dai, no, un altro. Questo è il nuovo modello di bazooka, si chiama Bazooka Mitra. Ma no. Qua per esempio mi ha detto bene. Ah, ma c'è un momento di tregua, no?
Cioè, me crepi, mi ammazzi così come l'ultimo di infami. Là c'era il boss sicuramente. Sicuramente là c'era il boss. È regalata, sei regalato con me. Hai di mortacci, guarda. Oh, porco! No, porco! Guardalo! Mo' me sa la carogna proprio, eh. Mo' me sale proprio il nazismo, me sale contro questi. Un altro, dai, perché tanto sei facile da crepà. Dai, di giustezza. De lato. Allora, qua no, qua no. Colpa mia. Cioè, ma io ti prendo pure i proiettili al volo. Cioè, ma come mi devono chiamarmi? Se non è il più forte del mondo. Questa ma la sono un pochettino arrischiata. Ma sarà in fio del cane, eh? Ci sarà in fio del cane. E l'aquila la mandiamo a cagare. Allora, oh, e tu così il matto fai? E se sta a far pazzo, sta a fa. E ho capito, ma quelli come li eviti tu? Ah! Sì, Fabri! Avevo capito tutto per una volta nella vita, avevo capito tutto. 60. 60 lanci posso fare, eh? Ah, però sto preme, quanto è vero Cristo. No, calmo, 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 perché io ho intenzione di prendere la Z e mangiarla, quindi no, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Mamma mia. Vabbè, Fabri, qua. Sì. Ma qua te la rascio proprio di giustezza, te la rascio. Proprio così, senza proprio nulla pretendere. Sì, però porca madosca, oh. Io premo. Eppure non è difficile sto gioco, basta capire un attimo le meccaniche, capito? Orco due, porco! Qua sembra tanto Auto Basic. I videogiochi. Tu guarda se comincia a gettare tutto dalla finestra, eh. Giocherò d'anticipo. Devo giocare d'anticipo? Giochiamo d'anticipo. Ah, ma io non c'ho questi problemi, eh. Ecco, invece c'è un problema, l'ho finito. Ma dai! E saluto tutti quanti con questo qui perché non ce la faccio assolutamente più. Vi ringrazio, voi continuate, io accanno qui perché sono saturo, anche perché probabilmente devo uscire. Bella a tutti, ragazzi, bella!